con responsabilità sicuramente, perché noi dobbiamo affrontare questa procedura di infrazione per tutelare i conti dell'Italia, ma anche per abbassare le tasse, per cercare di ottenere risultati per i cittadini. Noi saremo responsabili, ma non fessi. Sia ben chiaro, perché se qualcuno pensa di voler tagliare i servizi agli italiani, di tagliare le pensioni agli italiani, di tagliare i soldi per le scuole dei nostri figli e per le università, su questo troverà nel governo italiano un muro in cemento armato. Per quanto mi riguarda, responsabilità ma anche lealtà agli italiani, perché la procedura di infrazione, la nuova legge di bilancio si basano tutti su un concetto: dobbiamo abbassare le tasse, dobbiamo ridurre i costi per le famiglie italiane come gli oneri fissi nelle bollette elettriche e aumentare i salari, partendo dal salario minimo ma anche con la riduzione del cuneo fiscale.